La prima di queste eh, dieci eh, puntate che parlano di alcuni aspetti della storia della resistenza a Venezia eh, è dedicata in realtà a due luoghi mh, che però sono accomunati sia da una vicinanza fisica molto stretta sia da un senso comune, cioè le due vie d'accesso alla città. Eh, noi siamo abituati a pensare a Venezia come appunto una città connessa alla terraferma con un ponte, ma non è sempre stato così. Venezia è stata un'isola per molto tempo e in momenti di ristrettezza, in momenti in cui i, i trasporti vengono resi difficili non solo dalla guerra, ma anche dall'attività di repressione della, delle, delle forze nazifasciste, eh, i, i luoghi deputati per l'accesso o, o per, per lasciare Venezia eh, diventano di per sé dei luoghi pericolosi. Sto parlando di Piazza Roma e della stazione. Eh, non si può capire eh, la resistenza a Venezia eh, se non si eh, fa un ragionamento su quella che è la caratteristica particolare di una città unica come Venezia. Cioè, eh, tutte le città moderne del mondo hanno un centro storico molto, molto definito, insomma, a volte circoscritto dalle mura, a cui poi segue una. una, una, una zona di periferia più o meno concentrata che rende molto labile il confine fra, una, eh, fra eh, il centro storico e la periferia. A Venezia questo non è, non è possibile, non è, non è così perché o siamo a Venezia o siamo in laguna. Perché dico questo? Perché eh, una delle forme fondamentali della eh, resistenza è quella di essere in grado di muoversi in clandestinità senza essere presi. Per cui se si fa la resistenza in una, città, in una grande città industriale come Milano, Torino, eh, Genova, eh, è possibile portare una certa forma d'attacco di qualsiasi tipo e poi far perdere le proprie tracce sparendo in un un'Interland che può essere grande anche più di una provincia come estensione. Ecco, a Venezia questo non è possibile. Uscire dalla città dopo un attentato, dopo una qualsiasi forma di azione partigiana è estremamente difficile. Ehm, perché ci sono due posti per uscire: o col treno a piazza, a, a, in stazione, o con l'autobus o il tram a, a Piazza Roma. Ora, voi capite bene che se una persona è deputata alla ehm, al Controllo e alla repressione eh, de, di un movimento partigiano non deve fare moltissimo, deve mettere delle persone eh, a due, mh, queste due strozzature e aspettare che passi qualcuno. E questa non è una supposizione mia, eh, lo disse Amendola, che nella sua veste di ispettore del brigato Garibaldi venne a Venezia. Eh, molto arrabbiato per protestare contro quella che lui pensava fosse una ridotta attività della Brigata veneziana, e invece poi si rese conto che non era possibile fare altrimenti perché diceva: Nel momento in cui qualcuno sa che io sono a Venezia, tutto quello che deve fare è aspettarmi e prendermi mentre scendo o a Piazzale Roma o in stazione. Aggiunge anche nel suo libro, eh, che parla della sua esperienza di partigiano, che eh, quando alla fine col tram arrivò. A Padova, solo in quel momento cominciò a essere più rilassato. Quindi, questo ci aiuta a, uh, a spiegare uh, come funziona una, una resistenza in una città come Venezia. Tutto deve essere pensato calcolando che nessuno potrà lasciare la città dopo l'azione e tutte le, le eventuali conseguenze devono essere calcolate in anticipo, perché altrimenti si porta a una potenziale azione di, contro, uh, di, 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 di controresistenza feroce che può portare a quello che è l'unico limite di un'organizzazione di un di di un cospirativa, cioè che è la cessazione di qualsiasi attività cospirativa. Um, un esempio di, questa, di, questa, di questo teorema, eh, di questa forma di sostenibilità dell'azione dell in vista della salute e della resistenza, è, è provato proprio da qualcosa che successe in stazione. Eh, la stazione era un luogo fondamentale, importantissimo, eh, perché. Eh, nell'Italia degli anni 40 il treno era eh, la forma di trasporto pubblico più diffusa e più avvicinabile da tutti. Le macchine erano un lusso per pochi, il trasporto aereo proprio non esisteva, per cui se una serie di truppe, privati cittadini, merci, eh, rin rifornimenti, rinforzi doveva spostarsi, doveva spostarsi per treno. E quindi la stazione, i treni e i ferrovieri hanno un luogo, hanno un'importanza fondamentale in questa in, questa, in questo contesto ecco eh, in questo in questo contesto eh, emerge la figura di bartolomeo meloni che è stato uno dei primi partigiani uno dei primi resistenti attivi a venezia e eh, era lui non era un personaggio qualsiasi eh, lui era un dirigente delle ferrovie dello stato era una persona addirittura il direttore del dipartimento di venezia quindi lui era eh, eh, Responsabile di tutta la manutenzione e eh, il, il sovrintendimento del materiale rotabile e eh, della strada ferrata di tutto quello che oggi noi chiameremo il Nord-Est: all'epoca si chiamavano le Tre Venezie, quindi eh, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige. Ecco proprio Bartolomeo Meloni comincia a eh, organizzarsi per portare avanti delle opere di eh, sabotaggio o collaborazione con la resistenza praticamente da subito. Eh, lui non aveva avuto una particolare attività antifascista prima della caduta del regime, cosa di cui si diceva di, essersi, di vergognarsi con gli altri partigiani. Eppure la sua attività, l'attività che secondo intendo è molto importante perché eh, comincia a, a far sì che molti soldati. Che erano a Venezia con compiti di presidio e che erano rimasti bloccati in città dopo l'8 settembre, quindi dopo gli eventi armistiziali che avevano portato al collasso delle forze armate italiane e quindi aveva fatto sì che migliaia di marinai e soldati fossero. Fermi a Venezia, bloccati con i tedeschi presenti, ecco, fece sì che molti di questi soldati riuscissero attraverso il treno a uscire almeno dalla città e arrivare nella, ancora prima della stazione di Mestre, a Marghera, quindi che in questo modo avessero almeno una chance di uscire dalla città e, e avere una possibilità di tornare a casa. Al tempo stesso, lui che doveva occuparsi della manutenzione, per cui dell'efficienza del materiale rotabile, si dedica proprio al sabotaggio perché se ci sono treni che possono portare in salvo dei soldati, ce ne sono altri che invece portano truppe e rifornimenti tedeschi verso il fronte al sud, e quei treni vanno fermati. Quindi lui si occupa di mettere delle sabbie dove c'era, dove invece doveva andarsi il subrificante, eh, si occupa, nasconde armi, munizioni, il problema è che eh, lui che non ha un'esperienza un di clandestinità e questo è qualcosa di estremamente pericoloso che ha portato alla fine o alla cattura di molti partigiani altrimenti coraggiosi, lui non sa che fare troppo bene e troppo in fretta è pericoloso perché attira l'attenzione e eh, sicuramente i tedeschi sanno come eh, sanno accorgersi di questo problema e sanno al tempo stesso eh, come eh, identificare il responsabile e infatti Meloni viene arrestato praticamente subito, nell'ottobre del 1943. Eh, viene interrogato, non fa nomi, viene tenuto in prigione per qualche tempo, poi viene mandato eh, nei campi di concentramento in Germania dal quale non farà ritorno. Da quello che ci sa muore nell'estate del 44. Eh, lui è uno dei tanti ferrovieri che rischiano e, e alla fine sacrificano la propria vita per la resistenza e, eh, ed è stato uno dei primi a ricevere una pietra d'inciampo di eh, a Venezia nella sua abitazione. È ricordato con un particolare monumento al binario numero 8 della stazione di Venezia-Santa Lucia e, ed è un paradigma importante per capire i rischi e, e le difficoltà di una, della resistenza in una città piccola e isolata come Venezia. Ehm, al tempo stesso eh, Piazzale Roma eh, riveste lo stesso, la stessa importanza, cioè era uno, dei, era uno dei cancelli di accesso alla città. Voi mi potrete chiedere, si poteva andare via con la barca? No, perché? Sia perché la laguna era sorvegliata dai fascisti e dai tedeschi, che avevano proprio una sorta di polizia flu fluviale costiera che controllava, ma soprattutto... Eh, I cacciabombardieri alleati, nel momento in cui eh, dal, 43, dal 43 al 45 nel momento in cui la resistenza si combatte, hanno il controllo assoluto del, della, del, degli spazi aerei, soprattutto a nord Italia, e vanno e scendono a mitragliare chiunque, non fanno distinzioni. Alla fine, mh, la, la piazza di Roma diventa anche il luogo che, per certi aspetti, eh, fa da simbolo alla liberazione di Venezia perché eh, il 29 Aprile del 1945, proprio a piazzale Roma, arrivano le prime truppe alleate eh, che erano, nella fattispecie, un reparto neozelandese eh, aggregato all'ottava all armata eh, inglese. E, eh, e sono appunto ci sono i primi mezzi alleati che entrano in città. Bisogna però fare una piccola precisazione eh, per dire che. Loro non hanno tecnicamente liberato Venezia perché eh, Venezia si era già liberata da sola con l'insurrezione nazionale, con l'insurrezione della città nel 1900, nel, a partire dal 26 aprile del 1945. E quindi lo stesso generale Mark Clark, che era il comandante delle truppe alleate in Italia, scrisse una dichiarazione nella quale affermava che, sì, nel momento in cui le truppe alleate sono arrivate a Venezia, hanno trovato già la città libera ed evacuata dalle truppe nemiche nazifasciste. Per cui i tedeschi se ne erano andati e, eh, e i fascisti erano stati sostanzialmente tutti arrestati, in buona parte. Eh, per cui, di fatto, eh, una delle foto che, rapprese, che, che ricordano la, la liberazione di Venezia e questa massa di mezzi alleati eh, in quello che all'epoca era il grande piazzale Roma, un po' diverso da come è oggi. Eh, per adesso abbiamo finito e ci sentiamo per la prossima puntata eh, per parlare dell'8 settembre e della Celestia. Grazie.